Ok, siamo in diretta. Buonasera a tutti. Ci troviamo qui con la monaca Zodog. Buonasera a tutti, anche da parte mia. Ok. E niente, se intanto vuoi iniziare a presentarti un po', Sì, prego. il mio nome vedo è scritto bello gigante lì sotto, quindi non lo dirò. Comunque no, come si pronuncia, Kelsan Sodò. È il nome che ho ricevuto quando ho preso l'ordinazione nel 2012, quindi questo è il mio nome da monaca. E ho incontrato il Dharma, cioè gli insegnamenti di Buddha e il centro buddista che ho iniziato a frequentare e nel quale tuttora partecipo e che frequento. Nel 2010, all'inizio del 2010, quindi in tempi relativamente recenti, insomma, comunque avanti nella mia vita, diciamo. E quindi avevo già vissuto, ho fatto tutte le cose che si fanno normalmente, ho avuto naturalmente una famiglia, ho un figlio che adesso compirà il mese prossimo 27 anni. E ho incontrato il Dharma e gli insegnamenti di Buddha appunto nel 2010 in un momento non particolarmente difficile, ma ero alla ricerca di risolvere i problemi che non avevo potuto risolvere fino a quel momento, pur avendo insomma, fatto percorsi anche di terapia individuale piuttosto lunghi. E quindi ho pensato di avvicinarmi alla meditazione e ho cercato subito nelle tradizioni buddiste, dopo qualche tentativo sono approdata, diciamo, a questo centro, a questa tradizione, la tra nuova tradizione Kadampa, e non l'ho più lasciata. Quindi ho continuato qui e sono ancora qui. E penso che lo sarò, spero per sempre, nel senso per sempre anche nella prospettiva delle mie vite future, non soltanto di questa Certo. vita. Grazie intanto per esserti presentata. E volevo chiederti, visto che ti sei presentata tu, se puoi presentarci invece cos'è il buddismo Mahayana, se non sbaglio pronuncia, e Sì. un po' com'è nato e su che principi si basa. Ma il buddismo Mahayana in realtà qualunque tradizione, qualunque scuola, qualunque lignaggio nel buddismo viene dagli insegnamenti di Buddha Shakyamuni, il Buddha di questo mondo. E quindi tutto viene da lui, quindi diciamo, appunto, ogni scuola, ogni tradizione, ogni forma, ogni presentazione degli insegnamenti di Buddha viene da lui, sono insegnamenti di Buddha comunque. Il buddismo Mahayana è, diciamo, quello che dalla maggior parte delle persone viene chiamato impropriamente, peraltro, però, buddismo tibetano. Impropriamente perché in realtà il buddismo tibetano non esiste, nel senso non c'è un buddismo tibetano, il buddismo è universale, non può essere di un paese, no? E quindi è il buddismo che si è sviluppato, che è stato seguito e si è tramandato in Tibet, certamente. Ma sono insegnamenti di Buddha universali e attualmente questo buddismo è molto più presente in Occidente di quanto non lo sia attualmente in Tibet o in Oriente. Quindi il buddismo Mahayana, diciamo, sono due le grandi scuole. Il buddismo Hinayana e il buddismo, due famiglie, diciamo. Il buddismo Hinayana e il buddismo Mahayana. Il buddismo Hinayana è quello che è praticato nei paesi orientali e il buddismo Mahayana, appunto, è quello che si è stabilito ed è stato seguito in Tibet soprattutto.
E oggi però è molto diffuso anche in Occidente. Diciamo il buddismo Mahayana è caratterizzato e per gli insegnamenti hanno come arrivo, punto di arrivo finale, non come scopo, ma come punto di arrivo finale l'illuminazione. E questo è una delle differenze rispetto al buddismo Hinayana. Ecco questo soprattutto. Non vorrei poi fare un discorso troppo tecnico perché non penso che sia insomma, di grande interesse. Sì, lo scopo di tutti gli insegnamenti di Buddha comunque è di darci strumenti, conoscenza e strumenti. È una tecnologia interiore per poter rendere la nostra vita felice e risolvere i problemi che incontriamo, che tutti noi incontriamo continuamente nella nostra vita. Questo è lo scopo degli insegnamenti di Buddha, non c'è un altro fine che questo. E dato che l'illuminazione è lo stato nel quale anche più piccola traccia di infelicità o sofferenza è completamente eliminata e la mente ha sviluppato al suo massimo grado tutte le sue buone qualità, e questo naturalmente è il massimo sviluppo della mente e quindi è naturalmente il punto di arrivo. Però non è lo scopo nel buddismo Mahayana, perché lo scopo in realtà del raggiungere l'illuminazione è di aiutare gli altri, di beneficiare gli altri. E questo è il vero scopo, beneficiare gli altri. E per fare questo noi ci impegniamo a raggiungere l'illuminazione, perché solo una volta che abbiamo raggiunto l'illuminazione abbiamo le capacità, l'abilità e il potere vero di aiutare gli altri. Questo è. Quindi lo scopo è questo: aiutare gli altri, beneficiare gli altri e ci impegniamo a raggiungere l'illuminazione per poter soddisfare, per poter raggiungere questo scopo. No, molto interessante. Stavo pensando che è più forse un impegno durante il viaggio rispetto che un impegno per l'arrivo, forse, no? Se ho capito bene. Certo, è un impegno costante. Chiaramente questo prevede tanti conseguimenti, tanti step, no? Tanti passi che facciamo prima di arrivare alla nostra meta. E quindi certamente tutti questi punti, tutti questi passi hanno grande significato. Questo sì, grande significato. E grandi risultati nella nostra vita. Ascolta, quando si parla di buddismo e di filosofie orientali, si parla sempre, quasi sempre di karma. Ci puoi spiegare che cos'è, come funziona? Sì, diciamo detto semplicemente, karma è una parola sanscrita che significa azione. Significa azione. E quando parliamo di karma ci riferiamo a una legge che regola sostanzialmente ogni cosa, non nella vita umana semplicemente, ma nell'universo e anche nel nostro mondo materiale, che è la legge di causa ed effetto. Cioè, significa che ogni fenomeno, ogni cosa che si manifesta, ha una causa, non può apparire alcunché che non abbia una causa. Quindi c'è una causa,
e c'è un effetto che dipende da questa causa. Quindi, per esempio, non so, l'albero è l'effetto del seme, no? In questo senso. Quindi, e ogni cosa nella nostra, nel nostro mondo, anche materiale, è così. Non c'è, cioè, non ci sono cose che appaiono dal nulla. Ecco. Quindi ogni cosa ha una causa e questa causa, quando ci sono le condizioni appropriate, produce il proprio effetto. C'è un'analogia, diciamo, agricola che aiuta molto, mi ha aiutato molto per avere una prima comprensione di cosa sia il karma, perché in realtà il karma è un tema molto vasto, molto è in parte nascosto, diciamo, non così facilmente, non è facile conoscerlo profondamente. Quindi è molto complesso, ma diciamo a grandi linee questa analogia agricola è abbastanza utile, nel senso che noi se piantiamo un seme, mettiamo un seme nella terra, e però perché questo seme dia il suo effetto, cioè cresca la pianta, c'è bisogno di una serie di cause e condizioni per questo. Bisogna che ci siano i nutrienti nel terreno, bisogna che ci sia l'acqua, la giusta quantità di umidità, di irraggiamento solare, di temperatura. Quando tutte queste condizioni sono raccolte e sono appropriate per quel seme, allora darà il suo effetto, darà la pianta, crescerà, no? La pianta. E questa pianta che crescerà sarà, diciamo, della stessa natura del seme. Nel senso, non puoi piantare una, non lo so, una quercia e pensare e aspettare un carciofo. Okay. Quindi se pianti una ghianda, crescerà una quercia, no? Quindi gli effetti... La quercia come effetto della ghianda è simile, no? È simile alla causa. Causa ed effetto sono simili. Trasferendo questo nelle vicende umane, significa che noi compiamo continuamente delle azioni. Azioni che vengono compiute, e questo è abbastanza rilevante, azioni di tipo mentale, di tipo verbale e di tipo fisico. Quindi anche le azioni mentali, quindi i nostri pensieri sono rilevanti, sono azioni a tutti gli effetti. Noi tendiamo a non considerarli troppo perché non si vedono, no? Non si vedono, e quindi... anche se sembra che non abbiano importanza, in realtà hanno grande importanza, forse sono i più importanti. Le azioni mentali sono le più importanti in realtà. E quindi noi compiamo queste azioni, e queste azioni sono dei semi che si dice vengono piantati nel campo della mente. E quando le condizioni sono raccolte, sono appropriate, ci sono tutte queste condizioni, quelle che abbiamo nell'analogia visto per il seme in agricoltura, il seme dà i suoi effetti, e quindi noi sperimentiamo gli effetti dell'azione che abbiamo compiuto. Per esempio, se compiamo un'azione del rubare, per esempio, potremo sperimentare gli effetti di essere derubati a nostra volta, o anche di sperimentare povertà, mancanza di mezzi, no? Come effetto per questa azione del rubare. Compiamo delle azioni di generosità, cioè del dare, di dare agli altri, no? Può essere sia su un piano materiale, sia qualsiasi altro tipo di aiuto, noi creiamo le cause, appunto,
per ricevere in futuro. E questo, questo, diciamo, in buona sostanza, insomma, a grandi linee è il karma. Poi, appunto, come dicevo, è abbastanza profondo e vasto come tema, e quindi, ma a grandi linee possiamo già, penso, avere un'idea di che cosa si tratti. E quindi sostanzialmente possiamo dire che la nostra vita è un continuo creare e sperimentare karma, cioè noi facciamo azioni, quindi creiamo karma, e stiamo anche contemporaneamente sperimentando gli effetti delle azioni che abbiamo compiuto precedentemente, in questa stessa vita o nelle vite precedenti. Una situazione molto semplice, insomma. Com'è? Una situazione molto semplice da con cui avere a che fare. Sì, diciamo, sì, è abbastanza semplice, e credo potrebbe, se noi la tenessimo presente, diventare molto importante per, come dire, per regolare le nostre azioni in un senso più positivo, perché potremmo, come dire, raggiungere la consapevolezza che saremo noi stessi poi alla fine, nonostante nell'immediato questo possa non apparire, a sperimentare gli effetti delle azioni che creiamo, e quindi divenire consapevoli del fatto che se creiamo un'azione negativa adesso, sicuramente in futuro, anche se non sappiamo quale sarà il momento in cui le condizioni saranno appropriate per questi effetti, ma sicuramente ne sperimenteremo gli effetti, prima o poi. E quindi, diciamo, stiamo danneggiando noi stessi. E questo penso che possa aiutare a, potrebbe forse una maggiore consapevolezza di questo aiutare a, a regolare in un modo positivo le nostre azioni, no? Indirizzare le nostre azioni positivamente, vedendo anche come le cose buone che noi abbiamo nella nostra vita, nel nostro mondo, tante condizioni così favorevoli, vengono dalle buone azioni che abbiamo creato in passato. Sì? Sì, sì, chiarissimo. No, stavo pensando che questo karma proprio regola tutto, nel senso, veramente dai semi a noi, a in realtà qualsiasi elemento terreno, ma neanche non terreno, no? Sì, in realtà sì, come dicevo, in realtà è tutto, nel senso, tutto è karma, possiamo dire, nel senso che tutto quello che ci accade, tutto quello che sperimentiamo è il nostro karma personale, è il karma che noi abbiamo creato, le azioni che noi abbiamo creato. E quindi sì, la vita, si potrebbe dire, è un creare e sperimentare karma, sostanzialmente questo. Sì, sì, quindi tutto è karma. E invece il Dharma che cos'è? Dharma sono gli insegnamenti di Buddha. Okay. Indica semplicemente gli insegnamenti di Buddha. Indica gli insegnamenti di Buddha, tutti gli insegnamenti di Buddha. E infatti i nostri centri si chiamano centri del Dharma, no? Cioè, quindi centri in cui vengono trasmessi, presentati gli insegnamenti di Buddha secondo la presentazione della nostra guida spirituale Geshe Kelsang Gyatso, un monaco buddista che è venuto in Occidente nel 1977, un monaco tibetano, buddista tibetano, è venuto in Occidente nel 1977, tuttora vivente, e che è la guida spirituale di tutta la tradizione Kadampa. Sì. Tu prima hai parlato di vite precedenti.
Puoi spiegare perché ci si reincarna, perché si vivono più vite, che significato ha la reincarnazione? Ci reincarniamo perché non possiamo fare altrimenti. Non possiamo fare altrimenti, nel senso che il karma, appunto, no? Quando questa vita finisce, che però è diciamo, è la vita del corpo che finisce, non la vita, non la mente non finisce. Importante, questo è un punto importante perché sì, noi abbiamo nella nostra cultura molta difficoltà, almeno io ho visto nel mio piccolo, ma in generale sappiamo che c'è difficoltà nell'accettare le vite passate e future, no? E questo perché secondo la prospettiva buddista, non comprendiamo la natura della mente. Pensiamo che la mente e il corpo siano la stessa cosa e quindi naturalmente quando il corpo finisce, anche la mente cessa, la coscienza. Possiamo anche dire coscienza, no? Mente o coscienza. Buddha insegna che non è così, la mente non cessa, il corpo muore perché ha una sua durata e muore, ma la mente non cessa. E quindi quando il corpo muore, la mente, con tutti i suoi semi karmici, che sono piantati appunto nel campo della mente, va in un'altra vita, ha una nuova. E come potremmo anche dire il corpo è come un abito per la mente, è come un vestito. È come un vestito. E in questa vita noi abbiamo questo vestito e poi viene un'altra vita in cui ne prendiamo un altro, semplicemente la nostra mente prende un altro vestito, un altro abito, no? E sarà la prossima rinascita, la prossima reincarnazione. E questo perché? Perché abbiamo tutto questo karma. In realtà tutte queste rinascite vengono sì, dal karma che abbiamo creato, che abbiamo creato in passato. E si dice che noi prendiamo la nuova rinascita. Spinti dai venti del karma. Quindi c'è un tempo tra la fine di questa vita e la prossima, che si chiama bardo o stato intermedio, nel quale noi, che può durare al massimo 49 giorni, può durare da poco tempo a 49 giorni massimo, ma entro questo arco temporale noi comunque prenderemo una nuova rinascita. Sicuramente, fino a che non raggiungeremo la liberazione. La liberazione, che cos'è la liberazione? La liberazione è la liberazione dalle rinascite, dal ciclo delle rinascite incontrollate. Noi non decidiamo dove rinascere, non possiamo decidere dove rinascere. È il karma che matura secondo quelle condizioni di cui parlavamo prima, è quel karma che matura che determina, e che ci conduce, no? Nella prossima vita. Quindi noi non decidiamo, noi prendiamo rinascita, appunto si chiamano ciclo delle rinascite incontrollate. E questo è, cioè, e questa è per tutti, è per tutti così, fino a che non otteniamo appunto la liberazione, che è liberazione da questo ciclo, cioè da questa, come dire, obbligatorietà della rinascita, detta samsarica, cioè. Non
in cui sperimentiamo sofferenza sostanzialmente, no? E non sperimentiamo vera felicità. Una curiosità, ci si può reincarnare solo in persone oppure anche in una persona si può reincarnare, quella che era una persona si può reincarnare anche in un animale o viceversa? Sì, ci sono sei reami nei quali possiamo prendere rinascita. E il reame umano è uno di questi. È raffigurato come, questo è chiamato, tutti questi sei reami insieme sono chiamati appunto il samsara, no? Sono raffigurati a volte come una casa. No? Come una casa in cui ci sono tre piani al di sotto del terreno e tre piani sopra. E il reame umano è quello al piano terra. Al di sotto di questo c'è il reame degli animali, degli spiriti famelici e degli esseri dell'inferno. E poi al di sopra ci sono, appunto sopra il terreno ci sono gli umani, i semidei e gli dei. Questi sono i sei reami. In cui noi possiamo prendere rinascita. In realtà abbiamo preso rinascita in tutti questi reami, continuamente, no? Si dice che noi giriamo continuamente da uno all'altro, appunto, spinti dal nostro karma e a seconda di quello che matura, in un certo mo al momento, diciamo, soprattutto al momento della morte. Il momento della morte è un momento molto importante. Lo stato della mente al momento della morte è molto importante per determinare la nostra successiva rinascita. Quindi se la mente è pacifica oppure se è agitata, se è disturbata, se è come dire, piena di sentimenti negativi, come magari la rabbia o anche la grande paura. Questi sono stati della mente che non favoriscono la maturazione di un karma positivo e quindi possono condurci a una rinascita, più sfortunata. Abbiamo una domanda dal pubblico di Alba. Come si fa a sapere se siamo reincarnati e in cosa? Cioè saperlo prima, forse, non so, perché adesso dovremmo saperlo, siamo un umano, penso. Non lo so, non ha specificato, vediamo se. Forse per il futuro, forse, se siamo reincarnati, sapere se siamo. Se siamo reincarnati adesso, questo è una questione come dire, la fiducia o del credere nell'esistenza delle vite passate, no? E per questo possiamo considerare diverse cose in realtà. E una di queste è appunto la natura della mente, no? La mente non è fisica, la mente non è il corpo, la mente noi spesso pensiamo che sia il cervello, ma in realtà non è il cervello, perché il cervello è semplicemente un organo del corpo, come tutti gli altri, di cui la mente si serve, ma non è la mente. La mente si serve del cervello, ma non è il cervello. La coscienza, no? È assolutamente immateriale, non è qualcosa di materiale. Non ha caratteristiche fisiche, no? I pensieri non sono qualcosa di fisico, no? E non è chiaro come la materia possa produrre i pensieri, no? Come possano sorgere, no? Da cellule, molecole, come possano sorgere i pensieri, cioè, non credo che sia spiegato. E in realtà la mente è di una natura affatto diversa, e quindi comprendendo questo possiamo forse prendere in considerazione il fatto che appunto la mente non cessa, la mente non finisce. Anche possiamo considerare, per esempio,
per quanto riguarda le vite future, per esempio, possiamo considerare il processo di veglia, sonno, sogno, veglia, sogno e successivo risveglio, no? E questo è molto simile a quello che succede quando moriamo. A noi quando andiamo a dormire, quando ci addormentiamo, questo mondo cessa completamente. Non esiste più per noi. Non Si c'è più questo. creano mondi, quando si dorme, si sogna, si creano mondi diversi, Sì. anche che magari ci dicono qualcosa, c'è cioè qualcosa in quel mondo che si crea, c'è cioè qualcosa, un messaggio per noi. Sì, anche a volte sì, a volte sì, certo. Però è interessante come questo mondo, quando noi ci addormentiamo, sparisca completamente, cioè per noi non esiste più completamente. Questo è abbastanza strano perché questo mondo per noi esiste molto concretamente, molto realmente. E come può una cosa che esiste così concretamente e realmente sparire completamente? Semplicemente perché non c'è più la mente che lo percepisce. No? La mente è in un altro livello, diciamo. Cioè, nel sonno siamo in un altro livello della mente. Che non, alla quale non appare più questo mondo, ma il mondo del sogno. Poi c'è anche un tempo del sonno in cui non sogniamo, no? Un sonno senza sogni. E questo è un altro livello della mente, che è chiamata mente molto sottile, perché è molto difficile da percepire. E poi quando ci risvegliamo, ritorniamo, no? All'inverso, la mente diventa sempre più grossolana, si dice, e poi noi ci svegliamo. Quando noi moriamo, in realtà succede, avviene lo stesso processo, solo che normalmente quando dormiamo, diciamo, il legame della mente con questo corpo è mantenuto, mentre nel processo della morte, il legame con questo corpo è interrotto. E quindi in realtà un po' è come se tutte le notti la mente se ne andasse e poi però ritorna perché il legame con il corpo rimane, no? È come se si togliesse questo cappotto, questo vestito, ne indossasse un altro che è quello del sogno e poi lo rimette, no? Quando è tempo di svegliare. Quando noi moriamo, in realtà questa possibilità non c'è più, non possiamo più rimettere questo vestito perché questo legame si è interrotto e quindi la mente va appunto in un'altra vita. Allora, Alba ci ha scritto. Ok, come facciamo a sapere se siamo reincarnati? Nel senso, se sono la reincarnazione di qualcosa e se i déjà vu ci aiutano a capire se lo sono o meno, ecco. Ma noi, come dire, è la nostra mente che in realtà questo, insomma, Buddha spiega che come nell'analogia del sogno, il sogno, queste sono apparenze alla mente, no? Il sogno non esiste veramente. Quando ci svegliamo, noi realizziamo che il sogno, che quelle cose del sogno non esistevano veramente, ma erano apparenze alla mente. E Buddha dice che la veglia è lo stesso, cioè che quello che noi sperimentiamo nello stato della veglia sono apparenze alla mente, così come quelle che appaiono nel sogno, sono di natura diversa perché lo stato della mente, il livello della mente è differente. No? Ma sono sempre apparenze alla mente e questo lo scopriremo quando otterremo la liberazione, no? Nel senso che scopriremo e diremo:
sarebbe come un po' come svegliarci adesso la mattina, no? Abbiamo fatto un sogno, ma era solo un sogno, no? Come hai detto nei test, dice, se sogniamo un elefante, alla mattina non ci chiediamo dove è andato l'elefante, perché sappiamo che era solo un'apparenza alla mente, no? E così, per questa vita, quando otterremo la liberazione da questo ciclo delle rinascite, noi quando otteniamo, raggiungiamo la liberazione, scopriamo, così come quando ci svegliamo dal sogno scopriamo che era un sogno, ci scopriremo che questo della veglia era il sogno della veglia, il sogno della veglia. Questo scopriremo, che era come un sogno. E se noi non ci svegliassimo, non potremmo mai sapere che era un sogno, no? Come potremo sapere che è un sogno? Rimarremo dentro nel sogno, senza possibilità di scoprire che è un sogno. È solo perché ci svegliamo che sappiamo che è un sogno. E alla fine questo della veglia può essere la stessa cosa. Perché noi questo effettivamente non lo possiamo dimostrare. Non possiamo dimostrare che questo non sia un sogno. È una possibilità. No? È una possibilità questa. Certo, non ci sono certezze, chiaramente, non sapendo cosa c'è dopo, non si può sapere. Quindi per questo Buddha è chiamato anche il risvegliato. No? Buddha è chiamato anche il risvegliato. Lorella dal pubblico, scusa, dovevi dire altro? Sì, no, 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 no. Ok. Lorella del pubblico ci scrive: come si concilia la mente che perdura con il principio dell'impermanenza barra anicca, che non so cosa sia? È quello che l'impermanenza è l'impermanenza è un concetto che significa che tutto quello che noi stiamo sperimentando, diciamo, parliamo di impermanenza perché in contrapposizione con la nostra convinzione e percezione che le cose esistono in maniera stabile, esistono di per sé, esistono e rimangono, anche noi siamo convinti di rimanere in questa vita, nonostante concettualmente sappiamo che questa vita poi finirà, però nel nostro cuore noi pensiamo che noi siamo abitanti permanenti di questo mondo, no? La nostra idea è che le cose rimangano sempre così, che tutto rimanga e che le cose esistano di per sé. E questo non corrisponde a come le cose esistono. In realtà le cose esistono in modo impermanente, cioè le cose non durano, ma non soltanto, come dire, in modo macroscopico come appaiono a noi, no? Noi sappiamo, vediamo un bambino, cresce, diventa un adulto, noi stessi siamo diventati adulti, poi diventiamo vecchi e via. Questi sono grandi cambiamenti, i capelli diventano bianchi, oppure no? Gli alberi crescono, eccetera. Cioè, questi sono grandi, le cose si rovinano, no? Questi sono cambiamenti macroscopici, diciamo, ma in realtà i cambiamenti sono continui, perché per arrivare a quel cambiamento ci sono cambiamenti continui che devono avvenire. Per poter arrivare a quel cambiamento. Noi vediamo il cambiamento, come dire, un po' il risultato finale, no? E non percepiamo, non siamo consapevoli che in realtà le cose cambiano istante per istante, perché è solo cambiando istante per istante che si può arrivare a quel momento. Un po' mi viene in mente come i semi, no?
si parlava prima del seme, il seme lo vedi germogliare, lo vedi crescere, ma prima dentro c'è stato un cambiamento che l'ha portato a germogliare. Sì, e anche quel germogliare è fatto di tanti momenti, no? Perché se no tutto sarebbe fermo, tutto sarebbe bloccato. Se un momento non finisse, il momento dopo non potrebbe sorgere. Così è per la mente, no? La mente è così che funziona. Ogni momento della mente viene dal momento precedente. Ogni cosa che sorge, sorge perché il momento precedente cessa, se no non può sorgere, no? E quindi in realtà tutto cambia in continuazione, istante dopo istante. La mente è un continuum, senza inizio e senza fine. Questo è quello che non è, no? Lo prendiamo così, perché una cosa che non ha inizio e che non ha fine per noi è molto difficile da concepire, no? È molto difficile da concepire. Quindi questo è quello che dice Buddha. Buddha dice: la mente è un continuum senza forma, senza caratteristiche fisiche, senza dimensioni, senza nessuna caratteristica fisica. È un continuum che ha la funzione di percepire, comprendere e ricordare gli oggetti. E che non ha, appunto, non ha inizio e non ha fine. Grazie. Detto, prego. Allora, Clara ci chiede: se si muore, intendo tutto il processo del morire, come si è vissuto? Se si muore, come si è vissuti? Esatto, scrive: si muore, tra parentesi, intendo tutto il processo del morire, come si è vissuto? Ma penso ne abbiamo già parlato un po' prima del fatto che è la mente che si stacca dal corpo, no? Forse era quello che intendeva. No, forse non so, penso che forse potrebbe intendere se abbiamo, diciamo, siccome forse parlavamo dello stato della mente, certo, se... non lo so, se abbiamo avuto dei tratti, ci sono stati nella nostra vita delle cose molto forti, non so, per esempio, non so, mi viene in mente, perché c'è un esempio in questo, c'è un aneddoto, non lo so, magari, non so, l'avarizia, no? L'avarizia ha segnato in qualche modo la nostra vita, no? E al momento della morte ricordiamo abbiamo un attaccamento molto forte, perché no, l'avarizia viene dall'attaccamento anche molto forte a oggetti, persone, cioè generalmente beni, no? E al momento della morte magari ricordiamo o non vogliamo separarci o staccarci da questi beni. Questo può, sì, può influire sul processo della morte, sulla mente che noi abbiamo nel processo della morte, con quale mente affrontiamo questo passaggio, questo momento. E quindi sì, dei tratti caratteristici del nostro modo di percepire, affrontare, rispondere alle situazioni, è possibile che si presentino e siano magari diventino evidenti o si manifestino nel momento in cui moriamo, sì. Questo sì. Sabrina chiede: l'anima coscienza non sceglie la propria reincarnazione per fare un'esperienza evolutiva? Secondo gli insegnamenti di Buddha, no. Secondo quello che insegna Buddha, no. Nel senso, noi siamo spinti, come dicevo prima, dai venti del karma, cioè dal karma che matura per noi, che appunto è anche influenzato dallo stato della mente al momento della morte.
Sei pacifica oppure sei agitata, sei spaventata, sei arrabbiata. E niente, non scegliamo dove rinascere. Per questo è chiamato il ciclo delle rinascite incontrollate. So che ci sono forse tradizioni o comunque sì, insegnamenti che dicono che questo è un processo costantemente evolutivo, ma no, secondo gli insegnamenti di Buddha non è così. E so che è più consolante, sembra più consolante, però no, non è così. E Betty chiede come si ottiene la liberazione dal ciclo vita rinascita? Bella domanda. Si ottiene, ovviamente c'è un percorso per questo, è ovvio, non è cosa che si ottenga così da sola o isolata, ma si ottiene comprendendo, realizzando la vera natura delle cose, ossia realizzando la vacuità, cioè realizzando che le cose non esistono nel modo in cui ci appaiono, ma esistono in un altro modo. Non hanno questa esistenza indipendente che a noi appare. E tutte le cose, ogni cosa che appare, dipende. Ha una esistenza che è dipendente da altre cose e dipende soprattutto dalla mente che la percepisce. E torniamo anche volendo al discorso del sogno, perché se queste cose esistessero nel modo in cui ci appaiono esistere, cioè in modo indipendente, autonomo, autosufficiente, per conto loro, di per sé, chiamate esistenza anche di per sé, dal proprio lato, no? Allora non potrebbero sparire quando noi ci addormentiamo, non potrebbero sparire. Spariscono perché in realtà dipendono dalla mente che le percepisce. Quindi quando noi non comprendiamo, ma quando realizziamo questo, cioè, quando è una comprensione che è una profonda esperienza, un altro modo di conoscere rispetto a quello che noi adottiamo normalmente, diciamo, che conosciamo. Quando noi realizziamo questo profondamente, noi otteniamo la liberazione. E quindi ci liberiamo da questo ciclo delle rinascite. Ci liberiamo da quella che è chiamata ignoranza, ignoranza del modo in cui le cose esistono. Parlando sempre della reincarnazione, questa assume un valore diverso a seconda che avvenga, diciamo, per una persona che ha vissuto in armonia, rispetto a una persona che ha vissuto la sua vita terrena con traumi, dolori o mancanze importanti. Non è tanto importante quello che ci accade in questa vita quanto come lo affrontiamo, no? Cioè, anche se abbiamo traumi, dolori, il punto è come rispondiamo noi a questi eventi, quali sentimenti, quali stati interiori generiamo quando siamo, come dire, alle prese o quando dobbiamo attraversare questo tipo di eventi. La
quindi non è tanto, quindi alla fine, come dire, noi non stiamo sperimentando soltanto gli effetti delle azioni che abbiamo creato in questa vita, stiamo sperimentando gli effetti delle azioni che abbiamo creato in passato. Per questo, siccome non lo sappiamo, per questo tante cose sono per noi difficili da accettare, perché non sapendo questo, per esempio, non so, se troviamo delle persone che ci insultano senza apparente motivo, se veniamo derubati, per esempio, se siamo vittime di incidenti o di eventi avversi, quando magari altri invece no, se la cavano e non succede niente, tipico nelle malattie o nelle, no, nelle infezioni, siccome non comprendiamo che tutto questo è un karma individuale che matura e che dipende dalle azioni che noi stessi abbiamo creato, noi sentiamo queste cose come molto ingiuste, spesso. E quindi generiamo dei sentimenti e delle risposte molto negative, credendo che ci sia una colpa lì, no? Che in realtà è soltanto appunto il nostro karma. Quindi noi dovremmo semplicemente scoprire in qualche modo che se veniamo derubati è perché abbiamo derubato qualcuno, forse quella stessa persona che non era in quell'aspetto in una vita precedente, no? E quindi semplicemente essere consapevoli che stiamo, appunto, come si dice, pagando un debito karmico, no? Abbiamo dei debiti. E quindi dipende da tutto questo, diciamo, questo karma che abbiamo, che portiamo con noi, no? Ma è importante, comunque, riguardo al karma, perché spesso lo confondiamo con il destino, ma è una cosa molto diversa dal destino. Non è qualcosa che, è stato creato e che quindi prima o poi ci colpirà inesorabilmente come una spada di Damocle che noi non possiamo far altro che stare lì e aspettare che cada su di noi. Il karma è molto dinamico. E in realtà, per esempio, noi siamo molto incoraggiati a mantenere, negli insegnamenti di Buddha siamo molto incoraggiati a mantenere e abbiamo strumenti per fare questo, per mantenere una mente pacifica. Significa libera da questi stati interiori negativi, infelici. Perché questo? Perché, per esempio, in una mente pacifica è un terreno nel quale difficilmente i segni karmici negativi possono maturare, sono condizioni che non sono favorevoli a far maturare il karma negativo. In una mente pacifica la rabbia non può sorgere, no? E quindi il karma è dinamico e anche le azioni che noi abbiamo creato nel passato possono essere purificate e esaurite. E quindi questi semi, per esempio, possono essere purificati prima che diano i loro frutti, no? I semi, naturalmente stiamo parlando di semi karmici ne negativi, quelli positivi li lasciamo fruttificare tranquillamente, vanno benissimo, no? Ma i semi karmici negativi possiamo purificarli e quindi evitare gli effetti di quei semi. Quindi non è diverso, sotto molti aspetti è molto diverso il karma dal destino. E noi possiamo intervenire e cambiare il nostro karma. Marisa chiede a proposito del karma. Il karma non giustifica tutte le ingiustizie di questo mondo? No, non è una giustificazione, è una spiegazione. È una spiegazione. Nel senso che ed è anche, diciamo, un'assunzione di responsabilità. Nel senso che comprendiamo che quello che noi sperimentiamo, quello che ognuno di noi sperimenta nella propria vita,
viene dalle azioni che io stessa ho creato. Non posso, come dire, attribuire la responsabilità o men che meno la colpa a qualcun altro. Viene dalle azioni che io stessa ho creato. E questo, se comprendo questo mi può spingere a cambiare questo stato di cose e quindi a cambiare la natura delle mie azioni. Sì, migliorarle, no? Creare azioni positive, azioni benefiche. Non giustifichi in alcun modo perché le azioni che vengono compiute sono la responsabilità delle persone che le compiono. E nonostante le apparenze, le persone che compiono azioni negative dovranno sperimentare gli effetti di quelle azioni. Prima o poi dovranno sperimentarle, non potranno non sperimentarle. E Lisa chiede, la malattia come si riconduce al karma? Ossia, ha detto che se vengo derubato vuol dire che ho rubato. Per una malattia invece come si spiega? Il fatto di avere danneggiato fisicamente gli altri o anche di aver ucciso gli altri, di aver ucciso esseri viventi, quindi non c'è distinzione, non soltanto umani. Per esempio, anche uccidere con rabbia un insetto è un'azione molto negativa, è un'azione dell'uccidere, tanto quanto uccidere un essere umano. Non c'è distinzione su questo nel buddismo perché sono esseri viventi e in ogni essere vivente c'è una mente. È una mente come la nostra, come la nostra. È solo l'abito che è diverso, ma la mente è la stessa. Cioè, è sempre una mente come quella che abbiamo noi. E quindi uccidere un essere vivente è causa per sperimentare o lo stesso evento per noi, su di noi, oppure sì, la malattia anche. Per esempio, le persone che godono di cattiva salute, che si ammalano spesso, sì, che hanno, no? Sono cagionevoli, sì. Queste sono, come dire, sono esperienze, effetti che vengono dall'aver ucciso o l'avere danneggiato gli altri, avere creato questi danni per gli altri fisici. E Clara ci chiede, quindi dovremmo avere un atteggiamento distaccato con ciò che ci ferisce nel mondo? Riallacciando forse al discorso fatto prima sulle ingiustizie del mondo, diciamo. Sì, beh, non c'è solo la rabbia e il distacco, perché pensiamo che queste azioni meritino, no? Meritino rabbia o diciamo sentimenti negativi, no? Ma in realtà il discorso è complesso, nel senso, noi perché creiamo le azioni negative alla fine? Se queste azioni alla fine portano sofferenza per noi, perché le facciamo? No? E poi, quando noi creiamo queste azioni negative, chiaramente non siamo persone felici. No? Nessuno che sia felice ferisce un'altra persona. Nessuno che sia felice genera rabbia. Cioè, chiaramente, quando ci sono questi sentimenti nella nostra mente, non c'è felicità, no? Quindi c'è infelicità. Ci sono stati interiori negativi. Questi stati interiori negativi sono chiamati accecamenti. Stati che sorgono nella nostra mente senza che noi decidiamo di averli, non lo scegliamo, sorgono in risposta alle situazioni che incontriamo. È la nostra risposta alle situazioni che incontriamo.
E noi dobbiamo sperimentarli. E questi sentimenti negativi, come per esempio la rabbia, ci spingono, ci inducono a danneggiare le altre persone, danneggiare gli altri, creare azioni negative, anche materiali, fisiche, no? Quindi sono solo questi stati infelici, confusi della mente, quelli che conducono tutti noi, ognuno di noi, a creare queste azioni negative. Ma non lo scegliamo, ognuno di noi non lo sceglie, semplicemente si presentano e noi li dobbiamo sperimentare. Quindi non è l'indifferenza o il distacco la risposta è la compassione. Perché quando una persona compie delle azioni negative, dovremmo sapere che è in uno stato di infelicità, così come succede per noi. E per una persona che ha questi accecamenti e che invece, come tutti noi, vorrebbe essere felice, non c'è motivo di avere rabbia, ma c'è invece motivo per sviluppare compassione, no? Il desiderio di aiutarla. E questo non è distacco, è lo sviluppo di una mente compassionevole e amorevole. Un avvicinamento verso l'altro, più che un distacco, è Sì, il contrario. sì, sì. Alla fine questi accecamenti o questi stati di mente negativi sono la malattia della mente. Non ce la prendiamo con una persona se ha una malattia fisica, non diciamo che è colpa sua, no? Se una persona, un nostro congiunto si ammala, non è che noi lo Non aiutiamo, lo cerchiamo di spieghiamo. aiutarlo, no? E certo non lo incolpiamo per il fatto che ha una malattia fisica. E dovremmo considerare questi stati di mente negativi allo stesso modo, come una malattia della mente, che ha bisogno di essere curata. E diciamo, gli insegnamenti di Buddha sono la cura. Quindi vittime e carnefici stanno entrambi pagando un karma, chiedono. Esatto, Ok. esattamente. Del resto, questa, no, possiamo considerare anche la relazione dipendente, no? Nel senso, questi sono i modi un po' distorti che noi abbiamo spesso di vedere, no? Pensiamo che ci sia una vittima esistente in se stessa, c'è cioè una vittima, quello è una vittima, e poi c'è un carnefice, no? E noi generalmente stiamo dalla parte della vittima, prendiamo le parti perché pensiamo che quello lì è in se stesso un carnefice e questa è in se stessa una vittima, ma in realtà non può esserci un carnefice se non c'è una vittima e non può esserci una vittima se non c'è un carnefice. Che vittima possiamo avere senza un carnefice? Quindi la relazione è una relazione dipendente, dipendono l'uno dall'altro e chiaramente c'è sulla base di un karma che c'è comune, no? Che c'è tra queste due persone. A livello karmico, cosa accade quando si finisce, diciamo, la nostra vita, questo ciclo vitale in modo naturale, quindi appunto che sia per vecchiaia o malattia o altre cose, insomma, ma vi si pone fine, quindi nel senso, se noi concludiamo il nostro ciclo vitale non naturalmente, ma essenzialmente con il suicidio, cosa succede a livello karmico? Succede che non abbiamo la possibilità, interrompiamo il nostro karma e quindi non possiamo, avremmo nella nostra vita la possibilità di esaurire, per esempio, un karma e così non lo possiamo fare e quindi dovremo, sperimentarlo ancora nella nostra vita futura o nelle nostre vite future. In realtà spesso diciamo, le persone si suicidano perché pensano in questo modo di mettere fine alle loro sofferenze, perché pensano che ci sia solo questa vita, ma purtroppo non è così. È semplicemente che, come dire, interrompono per se stesse ogni possibilità di incontrare un sentiero che le possa condurre fuori da quella sofferenza, perché uccidendo noi stessi, mettendo fine a questa vita umana,
noi distruggiamo qualunque possibilità di incontrare un sentiero che ci porti alla liberazione. E quindi continuiamo la nostra sofferenza. È detto che prendere una rinascita umana è un evento molto, molto fortunato. E non è detto che nella prossima vita noi avremo questa possibilità. Quindi, questa vita è molto importante per noi, per cogliere le possibilità, la possibilità di liberare noi stessi da questo ciclo di sofferenza. E come umani possiamo farlo. Non possiamo farlo come animali, per esempio. E quindi diciamo, da questo punto di vista la vita umana è molto preziosa e dunque è terribile, no? Non poterla usare. Marinella scrive: questa visione della vittima si scontra con la nostra convinzione che ci sia un'ingiustizia, specialmente quando le vittime di violenza sono bambini. Niente, ha fatto questo appunto, questa. Sì, lo so, ci sono alcune, sì, certo, capisco, ci sono queste situazioni nelle quali O è anche gli più animali difficile, o scrivono. anche gli animali, certo, perché gli animali sono indifesi, no? Sono, certo, sono più indifesi, no? Molto più indifesi. Ma anche questo è karma. Anche questo è karma. In realtà possiamo usarlo. Queste situazioni, cioè il punto è gli insegnamenti sono per proteggerci e i metodi di Buddha sono per proteggerci, proteggere la nostra mente dai sentimenti e dagli stati interiori negativi, sofferenti. Perché, per esempio, riguardo a un'ingiustizia, no? Questa che vediamo come un'ingiustizia. Che appare come un'ingiustizia. Se noi generiamo dei sentimenti di odio, di desiderio di vendetta, di desiderio di aggredire a nostra volta, no? Il carnefice, quello che vediamo come un carnefice. Che cosa stiamo facendo? Dove ci conduce questo? Dovremmo domandarci dove mi sta conducendo? Dove mi porta? Perché non porta alla soluzione, Porta non a una protrazione risolve. della violenza, quasi. Porta Come? a una protrazione della violenza, porta a un Sì, allontanamento della violenza. spesso, per esempio, sviluppiamo questi sentimenti anche non in una situazione concreta, diciamo, nella quale magari potremmo, forse, se ce ne sono le condizioni, intervenire o fare qualcosa, ma su delle immagini, su dei racconti, su, no? Sviluppiamo questi sentimenti molto negativi. Dovremmo domandarci dove ci conducono e quale, sì, diciamo anche quale utilità hanno, cioè in che modo aiutano. In che modo aiutano le vittime e in che modo fermano i carnefici? Nessun modo, cioè non mettono fine, o magari io posso anche uccidere quello specifico carnefice, ma non ho risolto il problema, ce ne sarà un altro, ne verrà un altro, no? E ci chiedono, quindi le lotte per i diritti delle minoranze sono da perseguire? Beh, se sono lotte, credo di no. Nel senso, Intendano se manifestazioni o qualcosa. possiamo, sì, ma è questo, no? Sì. Quando usiamo la parola lotta, abbiamo creato un nemico. Abbiamo creato un nemico. E questo quanti secoli sono che gli umani lottano in questo modo? Troppi, direi. E dovremmo domandarci quali sono i risultati di questo, no? Guardare, perché se questo fosse una cosa che funziona, allora avrebbe dovuto dare dei risultati. E perché non ci sono questi risultati allora? Allora vuol dire che non funziona.
cioè, non so, dovremmo riflettere su questo, dovremmo riflettere sul fatto che continuiamo a fare le stesse cose aspettandoci che arrivino dei risultati diversi, ma se continuiamo a fare le stesse cose avremo gli stessi risultati che abbiamo avuto fino adesso, quindi abbiamo bisogno di cambiare le cose che stiamo facendo se vogliamo risultati diversi. A me viene in mente, finché parliamo, la cosiddetta lotta non violenta, quella iniziata, perseguita da Gandhi, che comunque ha portato un grande cambiamento nella società in cui lui viveva. Però è stata definita lotta anche quella. Sì, ma non c'era una contrapposizione, c'era una... non c'era, io, beh, nelle cose che io ho letto di Gandhi, non c'era mai, e anche alcuni episodi riportati, non so quanto fedelmente, ma insomma comunque episodi della sua vita riportati, non c'era mai una contrapposizione violenta o diciamo con sentimenti di rabbia o di rivalsa nei confronti dell'occupazione inglese o degli occupanti inglesi. No? C'è stata una, perché non è che noi non possiamo fare le cose per cambiare le cose esterne, quando diciamo questo, quando parliamo del karma eccetera, non stiamo dicendo che le cose esterne non possano essere cambiate. Il punto è come lo facciamo, cioè le cose esterne vanno accettate per quello che sono e poi cambiate. Ma il punto è, insomma, gli insegnamenti di Buddha non sono per cambiare il mondo materiale, sono per cambiare i nostri sentimenti, la nostra mente, il nostro stato interiore, questo è. Quindi possiamo fare ogni cosa, ma dipende dalla mente con la quale lo facciamo. Se lo facciamo con una mente di rabbia, creando dei nemici, andando contro, creando dei carnefici, e allora non otterremo i risultati che stiamo aspettando, perché creeremo molta negatività, molta sofferenza. In realtà noi stessi stiamo male con questi sentimenti, con questi con queste visioni, no? Questo risentimento verso ciò che vediamo. Sì, sì, individuando dei colpevoli, no? da colpire, verso i quali esercitare una vendetta. Questo porta alla rovina, questo non porta a buoni risultati. Abbiamo bisogno, certo, se vogliamo cambiare le cose esternamente, lo facciamo, no? Ma con una mente pacifica, con una mente dove non ci siano questi stati così negativi, dolorosi. Parlando degli animali, karma e dharma influiscono anche sulla loro vita? Gli animali sperimentano karma, sì, come noi. Sperimentano e lo creano. E lo creano. Lo creano perché, per esempio, noi crediamo che perché, non so, un animale selvaggio, per esempio, no? Deve uccidere altri animali per cibarsene, per la sua sopravvivenza, noi pensiamo che questo sia ok. In realtà queste sono tutte azioni dell'uccidere che verranno sperimentate da quella mente, no? Quando nelle rinascite successive, in quella vita o nelle rinascite successive. In realtà è, come dire, il fatto di essere, per esempio, come animale selvatico costretto, perché non è una scelta, è costretto, non è che dice, cioè, cosa faccio, lo uccido, non lo uccido, cioè uccide perché deve, è la sua condizione, no? È la sua condizione. Questa è considerata una, appunto, una, un,
un aspetto sfortunato, negativo di quella rinascita in cui tu non puoi evitare di uccidere e quindi di creare karma molto negativo. Per esempio, gli animali domestici che non devono uccidere, che hanno questi sono animali che hanno, sta maturando per loro un karma molto buono, in cui hanno la possibilità di vivere sia una vita animale, quindi in una condizione, diciamo, sfortunata, nel senso che non possono evolvere interiormente, non possono sviluppare la propria mente nella condizione animale, però non stanno creando in quella vita azioni negative, no? Non stanno creando karma negativo. E questo, per esempio, questo è un aspetto, diciamo, è la fortuna degli animali, per esempio, domestici o... No? E viene dalle azioni che hanno creato precedentemente, però è maturato per loro questo buon karma. E per concludere, una domanda su una parola chiave che abbiamo, un concetto chiave che abbiamo utilizzato per tutta questa, questo dialogo. Cos'è la mente? Noi abbiamo parlato tanto della mente, però non abbiamo dato magari una definizione di cosa può essere. La mente è questo, è detto la mente è chiarezza, la natura della mente è la chiarezza, la natura della mente è la chiarezza, è un continuum senza forma, avevamo detto prima, un continuum senza forma, quindi è qualcosa che non ha nessuna caratteristica fisica, nessuna. Non ha caratteristiche di forma, di dimensione, di colore, di nessuna caratteristica fisica. E quindi non ha dimensione la mente. È molto difficile, è difficile per noi farcene un'idea, perché non esiste qualcosa nel nostro mondo che non abbia una dimensione. No? Quindi immaginare qualcosa senza dimensione. Non ha dimensione. E la cui funzione, che ha la funzione di comprendere, percepire, comprendere e ricordare gli oggetti. Questa è la funzione della mente. Questa è la sua definizione. Poi c'è tutto un libro del nostro maestro che si chiama Come comprendere la mente. Perché è molto, sì, è molto complesso, ma diciamo la definizione di mente è questa. Okay. E ti faccio una domanda che ci è stata posta prima. Aspetta, perché la batteria della... posso assentarmi un secondo per prendere... Sì, certo. Devo prendere la carica batteria del computer. Assolutamente. Scusami, sì, un secondo. Sì. Niente. Pongo fatto, okay, salvato. Una domanda, sì, due domande che mi sono state poste prima per quanto riguarda la mente. Per mente si intende ciò che intendiamo in Occidente, quindi l'unità delle funzioni mentali oppure un principio vitale? Me lo puoi ripetere? Sì. Allora, ci hanno scritto prima, per mente si intende ciò che intendiamo in Occidente, quindi l'unità delle funzioni mentali, oppure un principio vitale? No, non è quello che pensiamo in Occidente, no. Non è questo il concetto di mente nel buddismo è differente, no, non è questo.
Un principio vitale? No, nemmeno questo. Nel senso, la mente usa. Si dice che la mente è montata su 20 energetici. 20 energetici, che sono questi 20 che corrispondono agli stati, a quelli che abbiamo visto prima come livelli della mente: mente sottile, mente grossolana, quella della veglia, mente sottile del sogno e la mente molto sottile del sonno senza sogni. E quindi la mente usa, è montata, si dice, su questi 20, perché la mente. Senza questi 20 non può andare agli oggetti. È definita come che non ha gambe, diciamo, no? La mente non ha gambe, nel senso che non ha la possibilità di andare, no? La nostra mente, la nostra mente. La nostra mente non ha la possibilità di andare agli oggetti, può raggiungere gli oggetti e quindi comprenderli, sperimentarli e ricordarli perché è montata su questi 20 energetici interiori, no? Questi 20 grossolano, sottile e molto sottile. Quindi non so se per energetico si intende o si possa assimilare a questo, si possa. E un'altra domanda, ci hanno scritto prima, quando dormiamo questo mondo non esiste a livello di coscienza, ma a livello inconscio agisce ed esiste. La mente per lei abbraccia l'inconscio oppure no? Beh, non lo so, nel buddismo non si parla di inconscio, Ok. non parliamo di inconscio, non so, non, so sono, sono, come dire, è una, diciamo, interpretazione o comunque una visione diversa e quindi è difficile, no? Nel buddismo l'inconscio non esiste, semplicemente. E ci chiedono se ci saranno altre interviste su questo argomento. Non lo so, questo. Ok, Io diciamo sì. che le Sì. organizzeremo super volentieri Sì. se tu sei d'accordo, che Sì, sono certo, argomenti super felice. interessanti. Sì, sono sicuramente felice di partecipare. Se c'è interesse, le persone sì, lo desiderano e se vuoi e se c'è disponibilità, con molto piacere. Con molto Assolutamente, sono piacere, argomenti molto super piacere. interessanti, super ampli tra l'altro, quindi Sì, sono, sì, sono molto profondi, molto ampi, sì. Ok. ok, allora con questa la nostra intervista si conclude. Grazie. Grazie a te. Ricordo a chi ci sta seguendo nei nostri prossimi appuntamenti, quindi il 2 luglio c'è l'evento La storia che non ci raccontano, dialogo sulle piramidi di Giza, uno studio non ortodosso e non convenzionale su queste costruzioni. Quindi parleremo delle piramidi in modo un po' non proprio ortodosso, appunto. Mentre il 6 luglio ci sarà il dialogo con Francesca Pistollato su latte e latticini e andremo a vedere se fanno bene oppure no. Ecco, vi ricordo i nostri prossimi appuntamenti, vi ricordo di mettere un like per seguire tutti i nostri eventi futuri e avere le notifiche. Grazie mille, Grazie, grazie grazie, grazie mille di per questa la opportunità, grazie a disponibilità, tutti. super interessante. Grazie. E buona serata a tutti. Buona serata, sì, anche da me.